Presidente Balatucci, oggi giornata di festa per l'Arma dei Carabinieri, sia quelli che sono ancora in servizio, sia quelli che hanno smesso di svolgere il loro servizio attivo. Tre ricorrenze che si fondono in un'unica giornata. Sì, oggi abbiamo la ricorrenza in primis della nostra Santa Patrona, la Virgo Fidelis. Poi c'è la ricorrenza della battaglia di Curquaber ai nostri caduti e la giornata dell'orfano, che è stata istituita nel 1996 per gli orfani dell'Arma dei Carabinieri. Ecco, quest'anno questa Virgo Fidelis assume un significato particolare perché celebrate il vostro 200° dalla fondazione. Sì, quest'anno noi l'Arma dei Carabinieri compie 200 anni dalla sua fondazione 1814-2014. Abbiamo iniziato la cerimonia questa mattina da Piazza Rossetti con una sfilata in chiesa, dove poi c'è stata la Santa Messa e dove il comandante della compagnia di Vasto ha ricordato ampiamente sia la Madonna Virgo Fidelis che la battaglia di Cuba. Io invece mi sono soffermato specialmente oggi sulla giornata dell'orfano come associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Vasto. Ecco, le celebrazioni per questo bicentenario termineranno fra qualche settimana, credo, con l'intitolazione del monumento che verrà posto nella zona di Via Alborato, l'intitolazione di alcune strade. Sarà un'altra giornata di festa per l'Arma. Sì, si sta approntando questi giorni, specialmente il Comune di Vasto, che noi come associazione e come Arma in generale ringraziamo, che stanno intitolando delle vie e un monumento qui a Vasto. Adesso ecco, per i particolari poi nei giorni a venire, sia sulla giornata che su tutto l'andamento del programma che verrà preparato. Questa giornata hanno partecipato anche i ragazzi delle scuole, un modo per insomma far sentire ai ragazzi che l'Arma non è qualcosa da temere, ma è qualcosa a cui rivolgersi sempre. Sì, l'Arma in proposito ogni anno fa il giro nelle scuole, invitati dai presidi e da tutta l'organizzazione della scuola, e tiene ogni anno delle sedute per informare i giovani sia sul lavoro dell'Arma che sulla sicurezza dello Stato italiano. E questo è ben apprezzato e ci fa piacere maggiormente a noi di portare questa voce ai giovani del futuro, che sono i nostri figli e i nostri nipoti.